Pittura e musica, due arti che possono mescolarsi, fondersi, sposarsi e creare melodie e giochi di luce. È quello a cui si è assistito a Villa di Donato a Napoli nel corso dell'evento La mostra personale di Todd Williamson dal titolo Polifonia di un paesaggio a cura di Art 1307. In occasione del vernissage si è svolto in anteprima mondiale il concerto I Must Dream, composto e diretto da Greg Walter ed eseguito insieme a Manuela Albano al violoncello e Janine Havley mezzosoprano. La genesi dei lavori pittorici creati da Williamson è del tutto inedita nella storia dell'arte contemporanea. L'artista infatti ha composto su tela la rappresentazione visiva di una melodia sonora. Ad ogni gruppo di note composte da Walter ha corrisposto una sua pennellata su tela, mentre Walter ha tradotto in armonie, accordi, frasi musicali ogni intervento pittorico di Williamson. Una concezione del tutto inedita nell'ambito della storia della pittura e nella quale possiamo affermare che il musicista ha dipinto la tela e il pittore ha suonato la melodia nella creazione di un'opera unica musicale e pittorica a quattro mani. Ai nostri microfoni ecco cosa hanno evidenziato i protagonisti. Il nocciolo fondamentale del progetto è dato dall'emozione, l'emozione di guardare un quadro e la stessa emozione che si avverte ascoltando una musica, quindi è la fusione di musica e pittura. Napoli è così forte e per me è la prima volta che vengo qui e quindi assolutamente sarebbe interessantissimo anche relazionarsi con compositori napoletani, apprendere di più, perché Todd Williamson ha molte connessioni qui a Napoli, quindi per me è la prima volta sarebbe il caso di approfondire la conoscenza della città e relazionarmi anche con altri compositori napoletani in modo da poter avere ispirazione. Soddisfatta per la risposta del pubblico, Cinzia Penna, direttore e curatrice dell'evento. Internet li ha aiutati da questo punto di vista, perché hanno inviato l'uno all'altro, si sono anche sentiti di sera comunicandosi le loro esperienze pittoriche e musicali e interpretando l'uno esattamente quello che l'altro stava facendo. Quindi è un progetto a quattro mani che viene il cui concerto e il cui risultato, quindi il concerto e la mostra pittorica sono per la prima volta eseguiti stasera in prima mondiale a Napoli.